pandemia gigantesca che non vi sto a raccontare, ma questo per dire come l'antifascismo faceva diventare normale i comportamenti antagonistici, ha fatto diventare, e come sempre, la Costituzione in testa. Io me la sono portata, la non vi sto a leggere, però pensate come sono scomparsi strutturalmente dalla nostra vita, l'articolo 41, 42, 43, sui rapporti economici, l'iniziativa economica privata e libera, che ricordo che è una Costituzione che parte, non per l'importanza, parte dal lavoro per tutti e dall'uguaglianza di tutti. E per dare che non lavorare non quando c'è l'iniziativa economica privata e libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Pensate oggi. La legge determina i programmi di controllo opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e determinata a fini sociali. La proprietà privata, la proprietà è pubblica o privata, i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. Questa è la Costituzione. Questa è la Costituzione. Cioè, che pone alla base gli uomini. Tutti gli uomini. Soldi o abbiano meno soldi, tutti gli uomini, perché posso finire con una storia personale, io avevo un papà e una mamma antifascisti perché tanto mio padre nel 38 è stato un ragione antifascista, ma ho cessato e condannato, ma per me è indimenticabile che quando c'è stata la missione, la guerra coloniale, imperialista, fascista, dopo un mese, mi trovo a inviare a Bella Maria, viene detto che Mussolini prima mano andava a parlare dell'impero. Allora, la mia Maria diceva alla prefettura che bisogna esporre la bandiera tricolore. Allora, due giorni prima dell'arrivo, la mia famiglia ha tirato giù le tapparelle e siamo rimasti 10 giorni fino a Mussolini, è stato a Milano. Ma perché sembrava che fosse un appartamento senza nessuna bandiera fuori. Però la cosa bella che volevo raccontarvi è che il giorno in cui Mussolini parlava un po' pubblicamente in piazza dell'impero, papà a colazione, cioè adesso ragazzi c'è un figlio, io vi devo spiegare perché noi, la mamma e io siamo contro questa guerra, voi sentite che e dicono che noi bianchi abbiamo portato la civiltà in Abissinia, eccetera. E cioè c'è quello che noi chiamiamo razzismo. Ma allora immaginatevi ragazzi, voi sapete che nel mondo ci sono uomini bianchi, diciamo noi, uomini neri, che sono gli africani, uomini gialli, che sono i giapponesi e i cinesi, uomini rossi, che ce ne sono ancora, negli Stati Uniti. Ecco, allora adesso immaginatevi che là fuori dalla tavola c'è in piedi un uomo nero e immaginatevelo non soltanto sulle rotelline. Allora guardiamo i piedi, dell'uomo nero a 5 dita come li abbiamo noi e risale tutto il corpo, le ginocchia, adesso arriviamo alla pancia. La pancia c'è l'ombelico come ce l'abbiamo noi, ma c'è anche l'intestino come ce l'abbiamo noi. L'uomo nero arriva su, i capelli, gli occhi, le orecchie. E dopo però
il tavolo, perché si mangia sul mio lavoro, sedia, perché si siede, o viceversa. Invece il tavolo serve a mangiare, ma serve a stare seduto. Sono due cose uguali nella funzione della vita di noi uomini. Questo è rimasto per me indimenticabile e lo è diventato, quando ci ho pensato tante volte, non soltanto per l'uguaglianza, ma per un uso che una classe dominante nel suo culmine fascista faceva, e non soltanto in Italia, fa nel mondo del colore degli uomini. Non dimenticando che nel 328 una grande figura di uomo che è stato Gesù Cristo, e spero che abbiate letto anche i Vangeli apocrifi,